5 anni fa? Dunque, 5 anni fa, dica. Avevo su una specie di... Sì. Cioè... 5 anni fa, mi ricordo... beh, insomma, avevo su una specie di... Saranno 5 anni fa esatti, saranno... Avevo su una specie di negozio, che non era proprio un negozio, era... esso constava... Cioè, saranno passati 5 anni esattamente. Avevo su un negozio, che mi ha aiutato anche mio fratello Ettore a metterlo su, un negozio dove vendevo un po' di tutto, praticamente vendevo tacchi, dadi e datteri. E c'avevo anche un pacchetto di maltagliati senza riga, di pasta, no? Di un chilo e mezzo, che avevo fatto un blocco, se domani il cliente desidera, ci sono, no? E allora avevo su questa attività di tacchi, dadi e datteri. E un giorno arriva un signore che... Un momento... Io sono partito dal niente e poi a furia di sacrifici e di starci dietro, insomma, adesso sono pieno di debiti, guardi. Viene un signore di una società anonima, che io tra l'altro non conoscevo neanche, e viene lì e mi fa, facciamo l'affare, le do tutti i tacchi e dadi e datteri e lei mi dà, guardi, se lei mi dà tutto il negozio io le darei un tot. L'ho pagato io un tot. Che affare è questo qui? Praticamente non mi conveniva. E infatti gliel'ho detto, non gli ho detto proprio così. Gli ho detto un'altra cosa che lui mi ha tirato la porta in faccia e mi ha detto. Poi è tornato indietro e mi fa, guardi, che noi... Cocchi, non fa finta di ridere, non sa la memoria, non si deve ridere. Allora, sì. Questa cosa. Torna indietro e mi fa, se lei mi dà il negozio le darei un tot. Perché dovremmo fare il supermarket. E infatti. Io non ho ceduto, sono stato lì, hanno buttato giù tutto il palazzo, hanno fatto su un polverone che ho dovuto lucidare tutti i tacchi, c'ho ancora i datteri adesso da mettere in ordine, e ho detto, sono in mezzo al supermarket, se verrà la gente a comprare la roba entrerà anche nel mio negozio, cosa faccio? Temporeggio, no? E difatti hanno fatto sul supermarket, hanno fatto l'inaugurazione, è venuto anche Little Tony quella volta lì, hanno fatto entrare anche lui. E venivano anche nel mio negozio. Guardi che bei tacchi, i datteri. Prego. Mi servivano da soli. E dopo andavano a pagare la cassa del supermercato. Aspetta, non è finito qui. Allora mi sono detto, ma come, non mi conviene. Allora praticamente ho fatto un ragionamento e ho venduto il negozio per la metà del tot. Perché dico, col capitale... Il supermarket lo faccio io, non lo faccio in centro dove il terreno esso mi incide. Lo faccio in periferia, no? Cioè, non proprio in periferia, lo faccio più... cioè, proprio... bisogna fare 180 chilometri per arrivare lì. Perché ho avuto un terreno che è stato un colpo di fortuna, l'ho ritirato proprio una cosa... Perché questo terreno costa poco, cioè, esso non è in piano. È un terreno un po' che gli è rimasto... Praticamente ho comprato un precipizio. Cioè, in pianta sono 20 centimetri. Adesso c'è l'architetto che mi ha fatto il progetto, che è una brava persona. Si capisce che è una persona intelligente, poi anche da così come si comporta. Proprio, insomma, gli manca la parola, ecco. E poi è molto elegante. Insomma, il progetto c'è. Si tratterà di portare su la gente a fare la spesa. Quindi, con dei pullman, io andrei a ritirare le massaie. Poi le porto su, vabbè, si tratterà di star via 8-9 giorni, perché i chilometri ci sono, di lì non si scappa. Posso fare la spesa per tutto l'anno, però. Do i buoni premio. E, insomma, è tutto combinato, ecco. Adesso, in attesa della realizzazione del progetto stesso, l'architetto mi ha realizzato un negozio semovibile all'aperto, esso consta. C'è una specie di tavolo, senza le gambe davanti, in mezzo le due sue belle ruote, poi di dietro c'è due piedini che vanno giù a toccare fino a terra per il bilanciamento, la sua bella tenda e due manici qui. Tacchi datteri! Tacchi datteri!